No, vabbè, se ti fumi la stizza sull'Harley Davidson, non inquadro perché alle 13 in mezzo al traffico, sigaretta al semaforo, è perché sei il numero uno. Perché? Perché la vita è uno stato mentale. Uno che è in giro con l'Harley in Piazza della Repubblica, angolo via Turati, e al semaforo, tra l'altro fa anche caldo, 24 gradi, sotto la stecca del sole si accende una paglia nel traffico e poi guida sui bastioni, è perché ha la mente sgombra. La vita è uno stato mentale, e faccio questo video e lo dedico a una persona che ieri nel mio paese si è tolta la vita. Non faccio nessun commento, conoscevo bene e mi spiace tanto. Detto questo, la vita è proprio uno stato mentale, e quindi mi chiedevo ieri sera qual è lo stato mentale che ti permette di prendere e accenderti una stizza. Vuol dire che è tutto ok, che è tutto, oppure il contrario, vuol dire che è talmente tutto non ok che te ne sbatti i coglioni. E allora vabbè, ma lì proprio io ho seguito anche la dinamica, la rilassatezza nell'accenderti una paglia al semaforo. Mi è arrivato il fumo, ho detto caspita, ma neanche in macchina così, a parte che ormai in macchina la gente fuma meno, c'è anche in... ma sulla moto sei il numero uno, con la cenere, il casco aperto, numero uno, numero uno. Poi in epoca pandemica questo e quell'altro, i polmoni, zac. Allora vuol dire che te stai bene, vuol dire che sei a posto, perché per sopportare anche i vizi il melone deve essere rilassatissimo. Allora ieri mi chiedevo, ma quale condizione è ideale per sopportare quest'epoca? Che poi apro una parentesi, c'è sempre la tematica, ma l'epoca scorsa era meglio, ora è peggio. Invece le statistiche, qui sono d'accordo con l'amico Franceschetti, grande avvocato e grande filosofo e conoscitore del mondo e della vita, nonostante anche le mie lamentele e tutto quello che si può dire fino ad oggi, poi magari fra un anno succede il finimondo mondiale, però ecco, diciamo che dai dati le epoche peggiori sono passate a livello di qualità di vita e di rischio di lasciarcela giù. Ovvio che non tutto è finito e definito, può sempre succedere qualcosa di peggio. Per esempio, i dati sulla vita media per la prima volta mi pare che l'anno scorso, controllate voi, siano scesi un attimino in alcuni paesi. Come stare sereni? Ho fatto un video l'altro giorno. Devi evitare di prenderti responsabilità. È presente il cartone animato? Non mi ricordo se era Pippo, Paperino, forse era Pippo, che era nella doccia, o Paperino, che in pratica cominciava a uscire l'acqua da un buco e lui metteva la mano, poi metteva l'altra mano, Gatto Silvestro, poi metteva l'altra mano, poi metteva un piede, l'altro piede, il naso. Ecco, quelli sono gli impegni che ci... così, gli impegni che ci prendiamo. Oggi ogni impegno che ti prendi è come una perdita d'acqua e devi saperla fronteggiare, se no vieni inondato d'acqua e soccombi. Solo che una volta avevi delle certezze, oggi non le hai. Allora, se ti fumi la stizza all'incrocio alla mattina di un venerdì, è perché o hai appena venduto, non so, vendi banche, hai appena venduto due banche, mi hai appena incassato 1 milione di euro di commissione, e quindi stato mentale perfetto, oppure non lo so, vuol dire che qualsiasi cosa accada, anche se ti succedono 5 problemi, che sono i 5 getti d'acqua di Pippo che facevo prima l'esempio del cartone animato, vuol dire che ti rimbalzano, non lo so, ti arriva una cartella Equitalia, vabbè, non me ne ero dimenticato, la pago in un secondo, oppure mi rubano l'Harley che tra poco parcheggia, vabbè, assicurata, non è assicurata, fa niente, domani ne compro un'altra.
oppure dice sono stanco, chiama e domani va con l'aereo una settimana, non lo so, in Egitto, in Polinesia, ok? Vuol dire veramente che non hai problemi. E oggi, o sei in quelle condizioni, comunque insomma il signore aveva la mia età o un po' di più, magari era su 55, vuol dire che lui, ne parlavo l'altro giorno con l'uomo più intelligente del mondo, quelli che hanno il grano lo hanno accumulato in questi anni, inutile star qua a raccontarcela, non lo hanno fatto in questo periodo qua. Sì, poi c'è Genovese che fa i soldi, al di là che poi cada nel vizio, quelli che hanno il grano è perché le famiglie lo hanno, lo vedo nella zona in cui sono nato, cioè alla fine i figli dei figli hanno il grano non per quello che hanno fatto, ma perché le famiglie lo hanno appunto accumulato e comunque non lo hanno magari sperperato, e questo ha permesso di avere sempre quello stile di vita. Altrimenti oggi, e quindi sei sereno, perché qualsiasi cosa accada, a parte le disgrazie che quelle accomunano tutte, bene o male diciamo che le crostole o tue di coglioni le puoi fronteggiare, cioè non è il problema di dire sono stanco ma non posso staccare, oppure mi hanno zanzato la macchina o no. E è questo insomma che fa la differenza nello stato mentale. Oggi o fai parte di quelle categorie, volevo già fare un video su quelli comodi, poi ho visto questo qua con la stizza, è diventato il mio nuovo idolo, con la stizza, no, è il numero uno, ci mancava solo che piovesse con la stizza accesa. Quindi questi qua sono comodi, perché l'ho sempre detto, nascere ricchi, ho fatto un video su questo, nascere ricchi è diverso che diventare ricchi. Il problema qual è? Che, non so, qui io sono sotto casa di Bobo Vieri, che abita qua, e lui è diventato ricco, non lo so, mi pare che anche il papà giocasse, magari erano già benestanti, non lo so, però nel senso lui è diventato. Però oggi quelli che possono diventare ricchi, che possono farcela, sono sempre meno. Uno perché, cioè, cosa devo inventare? La Ferrari, l'ha già inventata. Devo inventare la Coca-Cola, c'è già. Devo inventare il satellite, il navigato, c'è già. Devo inventare l'iPhone, c'è già. Devo inventare i supermercati, ci sono, c'è già tutto. Che cazzo invento? Anche queste strutture, start-up. Ma che start-up? Ma sì, ok. Poi vai a vedere a chi appartengono le start-up. E alla fine sono dei mega gruppi. Sì, poi ripeto, quello che ha inventato facile, quello che ha inventato subito, ah, ma sicura, poi calma anche lì, perché poi mettono davanti quello che, ah, anche lui ce l'ha fatta, ti fanno credere che lui ce l'ha fatta, no? Lui ce l'ha fatta, ha inventato, e poi vai a vedere, magari dietro aveva il papà che era già comodo. Non fatemi parlare, perché io ho un sacco di amici anche bravi che hanno fatto cose meravigliose, magari anche meglio dei genitori, ma dietro avevano non la camicia, 18 camicie, quella con i baffi di Maurizio Costanzo Show, la camicia con i baffi. Quindi voglio dire, oggi se sei sereno è perché appartieni a una generazione di quelli nati tra il 58 e il 78, toh. Allora sei veramente comodo, ti rimbalza tutto. Oppure fai parte di quella generazione operaia che però è riuscita comunque a fare una vita bella, dignitosa, a comprarsi la seconda casa, aiutare i figli e ad avere pensioni serene con le quali poter fare una vita tranquilla, insomma, no? Non come me, che è 2 ore che giro in circonvalla perché devo entrare in area C, è C! E io non voglio spendere 5 euro, cazzo, sto cercando un parcheggio, piuttosto me la faccio a piedi. I mezzi non li posso prendere perché hanno deciso che io non posso prendere i mezzi, vado a fare in culo, a parte che i mezzi io non li ho mai presi, ho sempre preso gli interi. E o prendevo gli interi o prendevo il motorino, quindi io i carri bestiame non li ho mai presi, non esiste, fa schifo i mezzi pubblici all'estero, non lo so, hanno un po' il fascino, ma poi sono... Ma io a Milano non lo so, non so neanche dov'è la metropolitana, non l'avevo presa una volta in vita mia, è brutta, è sporca, quindi inverno è umida, d'estate è calda, poi ma fa fanculo. Comunque vabbè, io vedi oggi c'ho la menata che a me 5 euro per entrare in centro mi girano i coglioni, perché poi è una tassa per entrare a sporcare che loro dovrebbero investire per pulire l'aria. Comunque ecco, questo per dirvi che io non ho la faccia serena, combatto come un porco e questo è il lazzaretto, o il lazzareto.
qui c'erano i lebrosi, qui c'erano i lebbrosi, gli appestati, no? Quindi, per dire, le epoche, diciamo che si sta meglio adesso, però non bisogna sottolineare che comunque oggi la vita è durissima e saranno sempre di meno quelli che si accenderanno una paglia al semaforo di una strada milanese sotto il sole. E quindi vi farò un video sul perché vale la pena essere sempre sereni e come esserlo. Qui ho fatto un po' un'introduzione, perché l'argomento merita, questa è un po' la premessa, l'argomento merita sottolineature importanti, perché si unisce all'altro video che ho fatto, no? Che riguardava la singletudine, il non prendersi responsabilità una volta e oggi il non poterle prendere, perché ogni buco che esce poi sono io che annego, quindi devo fare una vita ritirata, morigerata, non perché sono un fifone, ma perché non c'è possibilità di poter fare o scalare la società anche economicamente come si poteva fare prima, dove tra l'altro secondo me la gente aveva più voglia, era più forte, ma aveva meno testa della gente di oggi. Eppure ce l'abbiamo nel culo.